Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati sul canale Foto Esplorando. Oggi siamo a Castelletta, una frazione di Fabriano, nel parco della Gola della Rossa, e andremo in cima al Monte Revellone, una breve escursione ma bellissima, più che altro una passeggiata che ci porterà in cima al Monte Revellone, su alla croce, e da lassù si ammirerà veramente un panorama bellissimo. Il meteo sembra che sia dalla nostra parte per fare delle belle foto. C'è qualche nuvola e restate con me per questa avventura. Vi porto su in cima. A dopo. Eccoci qua, abbiamo intrapreso il sentiero che in circa 25-30 minuti ci porterà in cima al Monte Revellone. Nel frattempo vi faccio vedere il paesaggio che mi circonda. Là è la Gola di Frasassi. Si vede anche il paesino di Piero Sara. Come detto, siamo nel parco naturale della Collatina Rossa e Frasassi, dove ci sono le famose grotte di Frasassi. È un sentiero che ho fatto già diverse volte, ma con una giornata come questa è sempre bello riproporre. Prima di continuare, una brevissima introduzione. Da cosa nasce Foto Esplorando? Io sono un climber escursionista appassionatissimo di fotografia, come si vede, e quindi dopo qualche anno di pratica vera e propria ho deciso di associare le due cose, cioè fare dei bei scatti, delle belle foto nei posti in cui vado a esplorare, a fare le mie escursioni, posti che la gente magari ha già visto e altri invece che sono difficili da scovare, ed è proprio lì che provo piacere nel trovare cose che neanche si immaginavano potessero esistere in queste zone. E quindi da questo è nato il mio canale YouTube, Samuele Lucarelli Foto, Foto Esplorando.
quindi state con me, accompagnatemi in queste mie esplorazioni, mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale perché cercherò di tenerlo costantemente aggiornato. E alla fine dei video troverete tutte le foto e gli scatti che ho fatto in giornata. E che dire, proseguiamo, tenetemi compagnia, a dopo, ciao ciao. Siamo quasi per arrivare in cima, gli ultimi piccoli tornantini. Ci siamo quasi, alle nostre spalle la gola di Frasassi, ma da lassù si vedrà meglio. Procediamo perché ormai mancano pochi passi. La stelletta è a 675 metri sul livello del mare, qui siamo un po' più in alto, poi vi darò l'altezza precisa. Eccoci, eccoci, già si intravede la croce. Si vede anche la luna. Eccoci arrivati, abbiamo alle nostre spalle in basso la frazione di Castelletta e poi tutta la vallata fino al mare. Siamo giunti all'arrivo in cima al monte Revellone. E vi posso dire che sono
843 metri sul livello del mare. Non è altissimo, eh? No. È una collinetta alta, diciamo, ancora. Lassù c'è sempre un po' di venticello, ma aria buona. Vista spettacolare. E adesso cominceremo a posizionare il cavalletto e fare qualche scatto al panorama, ai paesini. Vi ricordo che troverete tutti gli scatti alla fine del video. Vi ricordo di mettere un like al video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina così sarete avvisati ogni volta che pubblicherò un nuovo video, di una nuova escursione, di una nuova uscita con nuove foto. Bene, cominciamo a scattare. A dopo. Bene, fatto un bel giretto e anche questa giornata fotografica escursionistica volge al termine. Io vi ricordo che potrete trovare tre foto alla fine del video. Vi ricordo di mettere un like sotto il video, il pollicione alto, di iscrivervi al canale, di attivare le campanelline per le notifiche, così come pubblicherò un nuovo video di un nuovo posto bellissimo sarete avvisati. Ora sto tornando in macchina e si va a casa. Lascio questo viale stupendo e arrivo in macchina. Grazie a tutti di avermi tenuto compagnia e ci vediamo alla prossima foto esplorazione. Ciao ciao!